esplodendo dall'Angola la Palestina, l'America Latina sta combattendo, la lotta armata vince in Indocina, in tutto il mondo i popoli acquistano coscienza e nelle piazze scendono con la giusta violenza. E quindi cosa vuoi di più, compagno, per capire che è suonata l'ora del fucile? L'America dei Nixon, degli Ennio McNamara, dalle panzere nere una lezione impara. La civiltà del napalm ai popoli non piace, finché ci son padroni non ci sarà mai pace. La pace dei padroni fa comoda ai padroni, la coesistenza è truffa per farci stare buoni. E quindi cosa vuoi di più, compagno, per capire che è suonata l'ora del fucile? In Spagna ed in Polonia gli operai insegnano che la lotta non si è fermata mai, contro i padroni uniti, contro il capitalismo, anche se mascherato da un falso socialismo. Gli operai polacchi che hanno scioperato gridavano in corteo polizia Gestapo, gridavano Gomulka per te finisce male, marciavano cantando l'Internazionale. Quindi cosa vuoi di più, compagno, per capire che è suonata l'ora del fucile? Le masse anche in Europa non stanno più a guardare, la lotta esplode ovunque e non si può fermare. Ovunque barricate, da Burgos a Stettino ed anche qui tra noi, da Avola a Torino, da Orgoso la Marghera, da Batti Pagliareggio, la lotta dura avanza, i padroni avranno la peggio. E quindi cosa vuoi di più, compagno?